Buongiorno ragazze, nuovo video. Oggi registriamo un video di make-up e acconciatura. Come potete vedere, sono completamente struccato, ho appena idratato la mia pelle, in realtà ancora anche il segno del cuscino perché mi sono svegliata da poco. E niente, oggi ho deciso appunto di registrare questa tipologia di video perché tanti di voi me l'hanno richiesto, anzi colgo l'occasione per ringraziare tutte le nuove iscritte, i suggerimenti e richieste che mi stanno dando e voglio anche dirvi un'altra cosa, ragazze, che io piano piano realizzerò tutte le richieste appunto che mi state facendo. Vi chiedo solo di avere un attimino di pazienza perché sto migliorando anche la qualità dei video, ragazze. Proprio in questi giorni mi hanno consegnato il nuovo software per l'editing, quindi vedrete una grafica anche diversa nei miei video. Quindi pazientate ancora un pochino perché voglio migliorare soprattutto per voi. Allora, comunque, bando alle ciance, iniziamo subito la realizzazione di questo make-up. Come prima cosa andiamo a bloccare praticamente, se ci riesco in maniera consona, diciamo, i miei capelli per far sì che non mi vengano tutti avanti con queste mollettine. Tanto ragazzi, poi li dobbiamo fare insieme e vi faccio vedere come. Ok, capelli sistemati. Allora, andiamo a fare subito una semplice base viso, ragazzi. Non è che voglio caricarmi. Diciamo, rimango un pochino il corso make-up fatto diversi anni fa. La mia insegnante Paola, anzi, magari mi vedesse. Oggi cerco diciamo, di effettuare un make-up seguendo più o meno gli step che la mia insegnante mi ha sempre detto. Comunque, andiamo a prendere sempre lo Stay Matte della Rimmel tonalità True Beige numero 203. E allora, ragazze, vado a prenderne un po'. Questo, ragazzi, è quasi finito, quindi lo devo un attimino spremere. Allora, vediamo un po'. Ok, ci sono riuscita, ho preso un pochino, quindi lo vado a mettere nelle zone del viso in cui mi necessita, diciamo, dove ci sono delle piccole imperfezioni, quindi lo vado a applicare in questo modo. Dopodiché, ragazze, prendo, allora, se sentite dei rumori è perché sono qui in bagno, ho i cassettini, quindi li apro e li chiudo. Prendo la mia Beauty Blender e comincio praticamente a stendere il prodotto picchiettandolo, come potete vedere, eccolo qui. Lo vado a picchiettare per stenderlo alla perfezione. Il contorno occhi, ragazze, non lo applico nel contorno occhi perché adesso andremo a mettere un pochino di correttore. Allora, perfetto. Ecco qua. Io non sempre applico con la Beauty Blender perché la Beauty Blender cattura molto prodotto, tante la utilizzano anche bagnata per rendere un po' più sfumato il fondotinta. Io la uso asciutta, perché appunto nel caso di oggi voglio realizzare una base molto naturale e quindi, ragazzi, di conseguenza è idoneo proprio l'utilizzo di questa spugnetta, chiamiamola così. Allora, fatto ciò, vado a prendere, ragazze, allora, vado a prendere subito il mio correttore. Come correttore, ragazze, vado ad utilizzare questo brand We Makeup, è un brand italiano
che io ho scoperto da poco tempo, ragazzi, ribadisco, non è una collaborazione, ho scoperto da poco tempo perché appunto essendo appassionata di make-up sono sempre alla ricerca di brand, di nuovi prodotti da testare, quindi ho fatto un ordine insieme a mia sorella su questo sito, che tra l'altro diciamo l'ho conosciuto un po' tramite lei perché una sua amica fa praticamente lo sponsor a questo brand di prodotti make-up. Vedete, è carino anche il packaging di questo correttore. Comunque questo correttore, se vi interessa, vediamo un po' che tonalità c'è scritto. But e no, qui la tonalità non c'è scritta, forse l'avevo letta direttamente sul sito. Ah, è lo 01, eccolo, lo 01. Allora, andiamo a mettere, proprio perché ragazzi io non è che ho tantissime occhiaie, però proprio due puntini per illuminare questa zona, proprio per togliere le piccole imperfezioni magari dovute a un po' di occhiaie e a illuminare appunto questa parte, e lo vado praticamente a stendere picchiettando con il dito. Ecco qua ragazze, vedete, ho schiarito questa zona illuminata tantissimo e le occhiaie praticamente si vedono pochissimo, quasi per niente. Ok, fatto ciò ragazze, andiamo a fissare la base viso con la cipria della Collistar. Non so se riuscite a vedere, una cipria in polvere effetto seta, praticamente è la numero 2 beige rosato. Vedete che bello anche il packaging, bellissimo. Questo è stato un regalo di Natale, mi hanno fatto un cofanetto della Collistar che ho apprezzato tantissimo, anche perché oltre ai prodotti della Collistar sono dei prodotti per me eccezionali, perché io ad esempio ragazzi utilizzo l'acido glicolico per il peeling e lo trovo fenomenale, per me è un brand da 10 lode. Comunque andiamo a prendere ragazze un pochino di cipria, vedete come si presenta in questo modo, io vado a prenderla ma proprio una cosa veramente leggera ragazze, in modo tale che vado a fissare la base viso. Ok, vedete, io già noto ragazze il fissaggio e l'uniformità dell'incarnato. Dopo di ciò ragazze vado a prendere il mio pennello con un po' di terra per creare un leggero contouring al viso. La terra è questa qui sempre che conoscete, la 021 Sunlight della Rimmel. Sì ragazzi, io utilizzo tantissimi prodotti della Rimmel, vedete, facciamo un leggero praticamente cerchio sulle guance per creare un pochino di contouring. Poi lo vado a passare qui ragazze, perché uno dei consigli che mi ha dato sempre la mia insegnante di make up è anche uniformare il viso con il collo, quindi con il residuo del prodotto facciamo questo genere di operazione. Allora, fatto ciò ragazze, passiamo alle sopracciglia. Allora, prendendo sempre la mia matita, che questa ragazza non ha brand, si chiama Brownie, proviene dal Regno Unito perché ve ne ho straparlato in tutti gli altri video che ho fatto, e me l'ha riportata una mia amica proprio perché io testo tantissimi prodotti, quindi mi portano i prodotti quando vanno fuori, anche li compro anch'io quando mi capita di andare fuori. Comunque applichiamo subito la matita.
e andiamo a prendere anche il mio pettinino da sopracciglia. Ok, così sfumiamo e diamo una sistemata appunto alle sopracciglia. Io oggi, ragazze, non uso il gel per il fissaggio perché comunque devo rimanere in casa, non è che devo uscire, pertanto il trucco mi va bene così. Allora, per fare un trucco occhi, comunque da giorno, vado ad utilizzare questa palette, ragazze, di Essence, è la Nude Eyeshadow Palette. Ve la mostro subito aperta. Allora, la sto aprendo, ragazze, considerate che questa è nuova, l'ho usata una sola volta. Allora, eccola qua, vedete? Qua c'è un po' di polvere, la stavo togliendo. Queste sono le tonalità. Andiamo a prendere, ragazze, un pennellino di questi tipi per andare a fare l'arcata dell'occhio. Io, diciamo, un occhio medio, nel senso, è un bell'occhio grande, ma quando ad esempio sono parecchio assonnata mi scende un pochino qui la palpebra, quindi per allargare l'occhio vado a fare una leggera sfumatura con questo colore, ragazze, questo qui che vedete. Ne vado a prendere davvero poco, ragazze, e faccio praticamente questo genere di movimento, vedete, vado a creare un'arcata sopra. Guardate già la differenza tra un occhio e un altro, vi faccio vedere il movimento come ha aperto appunto l'espressione. Allora, prendo un altro pochino di prodotto, ragazze, e vado a fare anche l'altro occhio. Bene, ripasso anche questo perché di qua ho preso più prodotto, ragazze, quindi per uniformare il tutto. Ok, ci siamo, ragazze, eh? Perfetto. Allora, fatto ciò, ragazze, vedete come ho già allargato l'espressione? Prendo un pennellino che ho qui, eccolo qui, ragazze, e vado a prendere, ragazze, questo colore qui, questo qui in questione, e lo vado ad applicare in questa zona. Perfetto, vado a prenderne un altro pochino e riempio questa zona, ragazze. Ok, bene, fatto ciò, ragazze, prendo un altro pennellino eccomi qua, e utilizzando questo colore, questo qui, ragazze, vado a fare praticamente la sfumatura dell'occhio nella parte comunque esterna delle ciglia inferiori. Quindi vado a fare questo genere di lavoro. Ok, ok, e lo vado a sfumare un po'. Ok, ragazzi, allora, fatto ciò, vado a prendere sempre un altro po', ragazze, di questo prodotto e lo vado a mettere invece nell'esterno delle ciglia superiori, ok, creando una sorta di mini eyeliner. Ok, andiamo a fare un'ombreggiatura in questa zona, vedete, ragazze, ecco qua. Abbiamo realizzato questo tipo di ombreggiatura, quindi praticamente stiamo allargando l'occhio sia nella parte superiore che in questa zona. Ci siamo, ragazze, vedete il mio occhio come è cambiato? Si è nettamente ingrandito e allungato. Allora, adesso procediamo con il mascara. Andiamo a usare il Wake Me Up della Rimmel, eccolo qua, questo è il mascara in questione che vi ho mostrato nell'altro video, lo 001 Black. Allora,
Iniziamo la stesura del mascara. Come sapete ragazzi, io cerco un mascara che faccia effetto ciglia finte. Fino adesso tutti i mascara che ho provato, che veramente mi hanno colpito, sono il Vamp di Pupa, quello devo dire che mi ha davvero colpito, poi lo Skanda Ace della Rimmel. Questo ragazzi gli ho dato un 6 perché, cioè, è comunque buono, però per diciamo l'effetto che cerco io è poco cremoso. Lo vorrei più cremoso, però essendo nuovo comunque lo sto testando, magari dopo un po' che lo utilizzo il prodotto si magari diventa più corposo e quindi magari forse migliora. In effetti ragazze, già ad esempio oggi vedo che dopo il quarto utilizzo di questo mascara un miglioramento io già lo noto. Devo dire comunque che mi soddisfa abbastanza. Ok ragazze, mascara messo, guardate che bello, cioè mi piace tantissimo questo trucco occhi. Quando lo realizzo mi dicono tutti che mi sta molto bene perché è un trucco semplice e veramente fa un bell'occhio ragazze. Allora procediamo adesso sempre della We Makeup, andiamo a utilizzare una matita labbra. Ragazze, vi mostro la scatoletta perché è sporca, la tengo dentro a un astuccio che mi si è rotto un ombretto, si è sporcato tutto. Comunque vedete, è sempre questo qua, la tonalità è la 09, la vado ad aprire perché questi sono i prodotti ragazzi che io mi tengo in più e vedete è questo colore qui, mi piace tantissimo, 09 lip matita labbra, vedete che bello. Ok, la tempero e arrivo ragazze, eccomi qui ragazze. Allora la applichiamo subito. Ragazzi, questa matita è abbastanza cremosa, la potete sfumare anche con le vostre labbra. Vedete? La stesura è venuta perfetta, amo questo brand, sicuramente farò prossimamente un altro ordine. Poi mi piace tantissimo questo colore, veramente, penso che si abbini perfettamente a questo make-up, lo trovo davvero davvero carino. Che ne pensate voi? Vi piace? Io mi raccomando ragazzi, aspetto i vostri commenti, ditemi se vi piace, eh? Vedete, fa anche delle belle labbra carnose. Bene, ok, fatto ciò ragazze, questo è il make up completato. Vedete, adesso procediamo con l'acconciatura. Allora ragazze, io ho pensato di provare la piastra che non so se ve l'avevo mostrata in qualche vlog, comunque l'ho acquistata insieme alla piastra a vapore della Babyliss, l'avevo presa in offerta lampo su Amazon e l'ho utilizzata una sola volta e volevo mostrarvela, quindi faremo dei capelli mossi con appunto questa piastra, la proveremo insieme, d'accordo? Allora procediamo
Ragazze, questa è la piastra in questione, ho conservato la scatola appunto per mostrarvela. È un'altra Babyliss, è la mini piastra per fare praticamente le onde. Ora la proveremo subito insieme. Eccomi tornata ragazze. Allora, iniziamo a preparare i capelli per appunto passare la piastra. Vado a spazzolarli. Ok, per bene. E iniziamo subito con, mentre la piastra si riscalda, tanto ragazzi c'è scritto che è pronta in 5 minuti, vado a prendere il mio mollettone, vado a tirare sulla parte superiore dei capelli ragazze, ok. Allora, io direi ragazze di non passare né lacche né gel, nulla di nulla, di utilizzarla quindi al capello al naturale. Considerate che io non l'ho né piastrato e né spazzolato, diciamo così, sono i miei capelli naturali, sono leggermente ondulati sotto ragazze, quindi ho fatto la doccia, li ho asciugati col suono e non ho fatto altro, quindi non sono trattati. Allora, la piastra credo che sia pronta, quindi mi abbasso per prenderla, eccola qui ragazze, vedete, è la mini piastra ad onde, si presenta in questo modo, c'è l'accensione, questo qui on off, e la piastra ragazze c'è scritto che riscalda a 200 gradi e è pronta praticamente in 5 minuti. Allora, iniziamo subito, spostiamo queste ciocche di qua, prendiamo una ciocchetta alla volta, dice di tenerla praticamente per qualche secondo, ok, quindi io adesso mi regolo magari 5 secondi e la lascio. Molto carino ragazze, molto carino, mi piace, mi piace. Poi magari ragazze vi scrivo sotto nell'info box quanto ho pagato la piastra, questa l'ho presa in offerta, però magari comunque siccome sono sicura che c'è ancora perché mi è capitato di vederla anche giorni fa sfogliando sempre Amazon, quindi magari vi scrivo quanto costa attualmente, se la trovate in offerta. Comunque il prezzo, io se non sbaglio, non mi voglio dire una cavolata, ma mi sembra di averla pagata $19,90. Allora facciamo anche le ciocchette, queste qui sotto, e procediamo poi con l'altro lato. Comunque niente male ragazze, mi piace proprio questo effetto, vedete? Molto carino, veramente carino. Ok, procedo anche con l'altro lato, ci vediamo tra poco. Vedete ragazze, questa è la situazione attuale. Sto facendo l'ultima parte delle ciocche, vedete, molto carini, ondulati, molto naturali. Ci vediamo quindi tra poco. Vedete ragazze, sto terminando di fare le ultime ciocche. Comunque i capelli sono diventati davvero voluminosi, molto belli. Sto cercando di evitare di fare le punte diciamo fino giù in fondo, perché io già ho le punte di capelli secche. Magari prossimamente facciamo un video sul mio trattamento pre-shampoo, quindi maschere e quant'altro che sto utilizzando attualmente, e in modo tale vi faccio vedere come cerco di idratarle al meglio, soprattutto appunto per parliamo più che altro delle punte. E niente, allora continuiamo, diamo l'ultima tranche e abbiamo terminato. Eccomi ragazze, make up terminato e acconciatura terminata. Che cosa ne pensate? Mi piacciono tantissimo, vi devo dire che con una piastra economica potete trasformare i vostri capelli in capelli davvero voluminosi, un po' questo effetto così selvaggio, chiamiamolo così. Mi piace tanto ragazze, ditemi anche voi che cosa ne pensate, se vi è piaciuta questa realizzazione, se ne volete vedere altre, magari realizziamo altre tipologie di make up. Ad esempio qualcuna di voi mi ha chiesto lo smokey eyes, quindi farò anche quello. Oggi ho voluto fare più un trucco diciamo da giorno, per tutti i giorni.
E niente, io aspetto i vostri commenti, le vostre domande, perché sono sicura ne farete me ne farete tante. E come sempre, ragazzi, io vi invito a iscrivervi al mio canale, attivate anche la campanellina delle notifiche, così perché io, ragazze, non ho un giorno specifico di pubblicazione video né un orario. Quindi, avendo la campanellina delle notifiche attivate, potrete scoprire subito quando pubblicherò appunto un nuovo video. Chi mi vuole seguire su Instagram, sono FedericaSweet02, ve lo scrivo qui sul display. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.